Ciao, la ricetta di questa settimana. Un primo piatto, risotto nero alla fiorentina coi calamai. Ingredienti. Riso, carnaroli, arborio, bialone nano, quello che si preferisce. Biete, mazzetto, la verdura non può mancare nella cucina toscana, cipollotti per il soffritto, calamai. La sacchetta del nero, dell'inchiostro, la utilizzeremo per dare il colore tipico al riso, sale, pepe, olio extravergine e vino bianco, rigorosamente toscano, sia l'olio che il vino bianco. La preparazione. Cominciamo a tritare i cipollotti per fare il soffritto, tegame, olio extravergine, aggiungiamo il nostro riso, tostiamo, sfumiamo col vino bianco, aggiungiamo le biete precedentemente pulite, la parte verde tagliata a striscioline anch'essa, detta julienne, il bianco a tocchettini piccoli. Puliamo i nostri calamai, preleviamo la sacchettina dell'inchiostro che utilizzeremo per dare il colore. Puliamo la pelle, leviamo l'osso, la bocca, tagliando il corpo a striscioline e la testa allo stesso modo. Facciamo tostare tutto bene, portiamo a cottura col brodo rigorosamente vegetale. Pochi istanti prima di mantecare aggiungiamo la nostra sacchetta dell'inchiostro. Qualche minuto prima del termine della cottura, diciamo intorno ai 13 minuti, 14 minuti, prendiamo la nostra casseruola col riso, lo copriamo con un canovaccio, trascorso il tempo mantechiamo con olio extravergine, regoliamo di sale e pepe e ce lo mangiamo. E adesso a voi, energia in cucina.